che cos'è la leucemia linfoblastica acuta? Per me? La leucemia acuta linfoblastica è un tumore maligno che insorge acutamente nel midollo osseo dei pazienti. È una malattia rara complessivamente, anche se rappresenta la forma più comune di tumore in età pediatrica. Circa 700-800 casi di questa malattia ogni anno in Italia. La malattia determina un arresto della capacità del nostro organismo di produrre sangue, globuli rossi, piastrine e globuli bianchi. E quindi i pazienti soffrono delle conseguenze cliniche drammatiche che questo fatto determina. Cos'è la MRD e perché è importante monitorarla? La MRD è un acronimo che significa malattia residua minima. Per molti anni la tecnologia per misurare l'efficacia dei nostri trattamenti si basava sull'utilizzo del microscopio. Il microscopio è in grado di individuare la persistenza di una cellula leucemica in 100 cellule normali, quindi una sensibilità piuttosto limitata. E quindi sono state sviluppate delle nuove tecnologie molecolari, immunologiche, che permettono invece di identificare la persistenza di piccole quantità di malattia leucemica fino a avere una sensibilità di una cellula su 1 milione di cellule sane. Che cosa vuol dire questo da un punto di vista pratico? Vuol dire poter predire molto prima la prossima recidiva della malattia. Vuol dire poter anticipare trattamenti potenzialmente guaritivi in una fase in cui il paziente si trova in una buona condizione fisica e quindi in una condizione in cui si può ridurre la tossicità del trattamento. Quindi questo è diventato il cardine strategico che regola tutti i nostri interventi terapeutici. Dalla chemioterapia all'immunoterapia siamo di fronte a una rivoluzione, un grandissimo progresso per il trattamento di questa patologia. Parlare di rivoluzione è corretto, non è una definizione inappropriata, per due ragioni. Perché le forme di immunoterapia si sono dimostrate essere più efficaci della chemioterapia convenzionale e soprattutto si dimostrano essere molto meglio tollerata. E questo vuol dire incrementare l'efficienza della cura, estendere trattamenti che hanno una finalità guaritiva anche in categorie di pazienti che hanno un'età relativamente avanzata. Una volta era proibitivo pensare a trattamenti che avessero una finalità guaritiva oltre i 55 anni. Oggi questo è la realtà, sta diventando la realtà, quindi il numero di pazienti che complessivamente potrà avere beneficio e potrà guarire per questa malattia grazie all'immunoterapia è destinato ad aumentare in maniera incredibile.